Erano giorni che mi sentivo strano. Non ero in me. Non stavo bene. Non stavo per niente bene. Avevo questa incontrollabile esigenza di salutare tutti. Anche il mio corpo stava cambiando. Stavo diventando più alto. Poi, all'improvviso, capì. Non è possibile. Non può essere vero. Io sono Tinky Winky. La mia vita era cambiata radicalmente. Nulla era più come prima. Non avevo più amici. I pochi rimasti mi sfruttavano solo per guardare la TV che ho nella pancia. Tutte le mie relazioni stavano andando in fumo. Emarginato anche dalla mia stessa famiglia. Non sapevo cosa fare. Passavo la maggior parte del tempo a comprare stupide borse rosse. Ho provato a tornare a Teletabilandia, ma nessuno andava in quella direzione. Come se non bastasse, una lettera dal capo. Ho capito che questo mondo non era fatto per gli emarginati, per i discriminati, per i Tinky Winky come me. Allora ho deciso di fare quello che andava fatto, camminare da solo di notte lungo una strada deserta, perché è così che finiscono i film tristi.